Siamo a Expo Torre, siamo sempre nello spazio di Edil Cantiere, il portale su dell'edilizia di qualità. Abbiamo qui con noi l'ingegnere Adriano Gerbotto, presidente appunto degli ingegneri della provincia di Cuneo. Ingegnere, lei nel convegno che si sta svolgendo ha parlato di una cosa importante, proprio sul discorso che il contenimento è sentito come un vincolo e non come un valore aggiunto. Questo è importante perché qui siamo nel paese delle carte, questa è sentita come una carta in più, invece il valore aggiunto c'è, e qual è? Ma il valore aggiunto deve essere quello che dobbiamo arrivare veramente a ridurre i consumi, perché ad un certo punto è inutile avere tanti bei fascicoli dove poi alla fine nessuno controlla se è stato eseguito, come è stato eseguito e quali sono le conseguenze. Perché ad un certo punto, come ho detto nel saluto, bisogna ricordarsi che, come giustamente mi accennava lei prima, il fabbricato è lo stesso come fosse una macchina. Lei ha usato una parola ottima. Infatti la seconda domanda era questa, lei ha accennato proprio al binomio fabbricato-impianto. Esatto, perché non possiamo prescindere, cioè, il fabbricato a consumo zero non può esistere, perché il secondo principio della termodinamica non l'ha ancora smentito nessuno, Galileo insegna. A un certo punto noi un consumo dobbiamo ridurlo, dobbiamo curare le dispersioni, curare... Però dobbiamo ad un certo punto anche ricordarci che l'energia che noi mettiamo deve essere tale da assicurarci un comfort al fabbricato. Poi io aggiungo anche un'altra cosa, che l'auspicio dovrebbe essere finalmente avere un edificio intelligente che possa produrre energia oltre che consumare. Questo è il secondo punto giustissimo, perché ad un certo punto la regione dice 60% di fabbisogno per l'acqua sanitaria deve essere fatto con i pannelli solari, ma dare dei numeri è importante, ma relativamente poco. Stiamo assistendo, l'ha detto l'ingegner Barosso, a uno svilimento dell'ACE. Importante quello che diceva, e io sottolineerei un'altra cosa, che qui forse, come si diceva, bisognerebbe però poi iniziare a fare una sensibilizzazione culturale, perché qui il problema non è appunto, come si diceva prima, la carta o l'atto necessario o non necessario, ma va sostanzialmente fatta un'azione divulgativa e di culturale rispetto a quello che effettivamente è un'azione di questo genere. Eh sì, perché l'importante... E non solo dentro gli ordini, dico. Cioè, questo è logico, ma gli ordini in prima dovrebbero guidarla questa... Divulgatori, io ci credo moltissimo. Cerco di non perdere un convegno per poter dire queste cose. È chiaro che a volte vox clamans in deserto, cioè nel senso che che belle cose che ha detto, poi ognuno torna a casa contento e fa il resto. Io sono, nonostante sia, come dico, diversamente giovane, cerco di, ad un certo punto, ci credo in questo, speriamo... Un po' si sta modificando, perché effettivamente un po' di sensibilità la signora Maria o comunque l'impresario l'ha... Soprattutto perché ha visto che qualche risparmio è fatto, esatto. Il soldo e il borsello comincia a essere toccato. Però non bisogna arrivare a chiudere, a fare, come ho detto, delle case piene di muffa. Per esempio, un argomento di cui stiamo parlando da poco e con Barosso cercheremo di portare avanti è quello della ventilazione dei fabbricati, che dobbiamo andare verso la ventilazione di tipo meccanico. Sì. E quindi a questo punto bisogna trovare il giusto mezzo, cioè l'assoluto secondo me non esiste, il giusto mezzo per avere pian pianino dei risultati. Ingegnere, io la ringrazio infinitamente. Ringrazio lei e piacere di sentirmi poi. Alle prossime edizioni. Grazie. Grazie.